L'Abruzzo è la prima regione appenninica a dotarsi del sonar Recco per la ricerca di persone disperse in montagna. Un obiettivo condiviso con tutte le istituzioni che compongono il tavolo sulla sicurezza in montagna all'indomani della tragedia del Monte Velino, in cui, come si ricorderà, nel gennaio scorso persero la vita 4 escursionisti di Avezzano travolti da una valanga. Un progetto fortemente voluto dalla Regione Abruzzo, come spiega il presidente Marco Marsilio. Da oggi chi va in montagna in Abruzzo sa di poter contare su uno strumento molto innovativo ma relativamente semplice. È sufficiente portare con sé un ripetitore, che sono piccoli strumenti, piccole fascette che la gran parte delle case che producono materiale tecnico per la montagna già introducono direttamente negli zaini, nel casco piuttosto che nell'abbigliamento, quindi è facilmente reperibile. In realtà il Recco funziona anche senza questo ripetitore indosso, perché è capace di rilevare, che so, le chiavi piuttosto che il telecomando di una macchina, il telefonino cellulare che si ha appresso. Evidentemente con il ripetitore il segnale è più chiaro, più netto e più facile da trovare, quindi io invito tutti quelli che vanno in montagna in Abruzzo, che si avventurano lungo sentieri anche mediamente pericolosi, non necessariamente più pericolosi, perché l'incidente può accadere in qualunque momento, ad essere forniti di questo materiale e a sapere che in Abruzzo possono godere della montagna con maggiore sicurezza che nel resto d'Italia. Quella lunga ricerca, estenuante ricerca, tragica ricerca che ci ha impegnato per più di 20 giorni, poi a un certo punto portammo dal nord questo strumento, questo Recco, che ci ha aiutato a delimitare il campo dell'intervento, e abbiamo giustamente pensato di non dover, in una prossima eventuale emergenza, dover chiedere un prestito da qualcuno, ma che era assolutamente opportuno fornirci di una dotazione tecnologica all'altezza dei tempi.